Il marchese Massimiliano fece incidere in marmo vari enigmi, parte sul portone, parte intorno a una piccola porta sulla strada incontro a Sant'Eusebio. E questi enigmi e descrizioni sono le ricette per la manifattura dell'oro, le quali niuno ha saputo interpretare, né saranno giammai interpretate. Con queste parole, Francesco Cancellieri nel 1802, in un ben più ampio elaborato, con un titolo da fare invidio alla Vermüller, Dissertazioni epistolari di G.B. Visconti e F.W. della Barthe sopra la statua del Discobolo scoperta nella Villa Palombara, descrive gli eventi che condussero un esoterico marchese a far edificare una semplice porta, forse più di una, ricca di simboli e descrizioni che da qualche secolo costringono alcuni studiosi di esoterismo ad almanaccare le più azzardate interpretazioni sul loro reale significato. È pertanto l'alchimia una casta meretrice, afferma con un efficace ossimoro Joan Stritemius, definito da alcuni l'abate nero, nella sua opera Annales Irsaugensis, pubblicata nel 1514. Purtroppo, di facili costumi, magica o alchemica che sia, la porta che passeggiando ancora oggi potete ammirare nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma è tutto ciò che resta di una splendida villa fatta realizzare poco dopo la metà del XVII secolo da Massimiliano Savelli Palombara, marchese di Pietraforte. La porta magica è infatti l'unica sopravvissuta delle cinque porte che permettevano l'ingresso alla villa e possiamo datarla con una certa sicurezza anche grazie ad un'iscrizione che la farebbe risalire agli ultimi anni di vita del marchese Palombara. Altre iscrizioni che erano visibili all'interno della villa sono ormai andate perdute. Come sappiamo, Villa Palombara diviene ben presto luogo d'incontro per gli intellettuali e gli studiosi di astrologia e di alchimia dell'epoca. È estremamente probabile che nei suoi vialetti, accanto alle siepi, all'ombra dei suoi alberi, abbiano passeggiato personaggi come il geniale e a volte istrionico gesuita Athanasius Kircher, l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, mentre siamo quasi certi che nelle stanze della villa fu ospitato l'alchimista Giuseppe Francesco Borri, e non è affatto improbabile che essa divenisse abituale meta della regina Cristina di Svezia, stabilitasi a Roma dopo aver lasciato il regno nel 1656. Non sappiamo con certezza come si svolgessero gli incontri di vari membri del cenacolo alchemico che gravitava intorno all'ex regina Cristina di Svezia, ma pensiamo che i loro principali obiettivi fossero quelli della trasmutazione dei metalli, dal piombo all'oro. È pensabile però che vedessero la ricerca alchemica anche sotto un profilo più spirituale, volto alla trasformazione dell'essere umano, al superamento della sua condizione legata alle esperienze terrene e mirata anche ad una sorta di ascesi spirituale. Il già citato Francesco Girolamo Cancellieri narra di una sorta di sfida tra i membri del cenacolo alchemico, tra i quali Giuseppe Francesco Borri, medico in odor di eresia, il poeta Francesco Santinelli, verosimilmente anche il marchese Massimiliano Palombara e, ma qui le probabilità sono scarse, appunto il gesuita Athanasius Kircher. A tale eterogenea congrega di aspiranti soffiatori, un giorno si sarebbe presentato un giovine signore che veniva da lontano, da chissà dove. Forse per mostrare a quei dilettanti, così egli è probabile che li ritenesse, quali fossero le sue capacità nel campo della grande opera, chiese di poter partecipare agli esperimenti. Passarono alcuni mesi, scrive il Cancellieri, e il misterioso uomo disse alla regina che egli aveva bisogno di andare altrove per trovare un'erba che serviva al compimento dell'operazione. Si fece quindi dare due vasi di liquore che sarebbero stati custoditi in un ripostiglio del quale solo lui e la regina avevano la chiave. A quel liquore sarebbe bastato aggiungere l'erba che gli mancava per tramutarlo in oro. Prosegue il Cancellieri. Gli fu tutto accordato e partì. Dopo molto tempo la regina, non vedendolo ritornare, irritata di essere stata derisa, fece aprire a forza il ripostiglio e, presi i vasi, trovò congelato il liquore e vide convertito uno in oro e l'altro in argento,
ambedue perfettissimi in tutte le loro rispettive qualità. Burla perpetrata ai danni dell'ex regina di Svezia, come poco probabilmente ebbe a commentare con ironia il Palombara? Forse le cose andarono così, forse no. Perché il racconto continua. Alcuni mesi dopo, una mattina, pel portone che sta sulla strada, la quale conduce da Santa Maria Maggiore a San Giovanni in Laterano, verso l'ingresso che si apriva su via Merulana, riporta ancora una volta il cancellieri, entrò uno vestito da pellegrino. Il pellegrino spiegò ai servi e poi al marchese stesso che quel che cercava nel suo giardino era proprio l'erba di cui teneva un mazzetto in mano. L'uomo sapeva degli interessi del marchese per la trasmutazione in oro e voleva dimostrargli che la cosa era difficile da realizzare ma non impossibile, ma che prima desiderava osservare a che punto fossero giunti gli studi del marchese stesso in materia. Egli non esitò a mostrarglieli. Il pellegrino, entrato nel laboratorio, trovò l'operazione ben diretta. Quindi, abbrustolita e polverizzata l'erba che aveva raccolta, la girò nel crogiuolo, che era pieno di un liquore, ed ordinò che non si aggiungesse altra materia combustibile al fuoco. Dopo questo, si fece dare le chiavi del laboratorio, così che nessuno potesse spiare il suo esperimento, e dormì nella stanza accanto ad esso per poterlo seguire di quando in quando durante la notte. Promise al marchese che al mattino sarebbe rimasto molto colpito e gli avrebbe svelato l'arcano segreto. Si lasciò sedurre il marchese dalle promesse del pellegrino, il quale mostrava l'aspetto di essere uomo ingenuo ed onesto, né appariva di essere impostore e medico, perché nulla aveva richiesto per la sua opera. Al mattino, il marchese, impaziente, andò dal pellegrino, ma questi non rispondeva. Dopo aver atteso invano per un po', fece aprire la porta con la forza e scoprì che l'uomo era sparito, forse calandosi da una delle finestre, visto che erano al pian terreno. Nel laboratorio, il crogiolo era rovesciato per terra e si era formata una striscia di materia congelata color oro. La raccolse e la sentì pesante e, fattane poscia esperimento, trovò essere oro perfettissimo. E non solo. Il pellegrino, come promesso, sopra il tavolino del laboratorio lasciò una carta in cui erano delineati e scritti vari enigmi. Il marchese Massimiliano, in memoria di un tale avvenimento, oltre a varie iscrizioni, messe nella sala e nel muro esterno del casino, nel 1680 li fece incidere in marmo, parte sul portone posto sulla strada, la quale, come si è detto, conduce da Santa Maria Maggiore a San Giovanni in Laterano. Era nata la Porta Magica, ora visibile a Piazza Vittorio Emanuele II a Roma. Quindi, se aveste l'occasione di passare per l'Urbs Eterna, per Roma, un mio sommesso suggerimento è quello di recarvi in un angolo di Piazza Vittorio Emanuele II, dove potreste trovare quella che forse è la più importante, forse l'unica, testimonianza di affascinanti esperienze alchemiche effettuate secoli fa. Anche se protetta da un'imponente inferriata, vedreste la Porta Magica, monumento fatto realizzare negli ultimi decenni del Seicento dal marchese Massimiliano Palombara per la sua villa di campagna situata sul Colle Esquilino. Le porte, in realtà, erano più di una, ma quella che ora ci interessa si è salvata alla distruzione della villa, decretata verso la fine dell'Ottocento dal Comune di Roma proprio per realizzare Piazza Vittorio Emanuele. Ci piace immaginare che all'interno del vero laboratorio avrebbero potuto esserci grandi forni per la fusione dei metalli ad alte temperature, mentre nell'analoga, metaforica porta avrebbero preso posto immaginari forni in cui lo spirito dell'iniziato fondeva tra loro i diversi aspetti della sua personalità, del suo sapere, del suo inesauribile desiderio di andare oltre, per trasformare il piombo, la sua natura prettamente umana, in un metallo nobile, l'oro, simbolo dell'ascesi spirituale che lo avrebbe innalzato ad altri piani di esistenza. Non dimenticando soprattutto quanto è scolpito sulla soglia della Porta Magica. Si sedes non his. Il motto può essere letto da sinistra a destra: se siedi non procederai nel cammino della conoscenza, o da destra a sinistra: se non siedi procederai. Ma la porta non è realmente sola soletta.
all'ombra di qualche vetusto platano, accanto ad essa quasi a stigmatizzare la sua funzione di magico accesso ad una realtà diversa, ad una dimensione trascendente, sono state poste due statue del dio egizio Bes, nel 1888 rinvenute in scavi archeologici nei pressi del Quirinale. Un consistente patrimonio e la sua posizione sociale permettono a Massimiliano Palombara di finanziare le ricerche e i progetti alchemici che costituiscono uno dei suoi principali interessi. Così, egli fa realizzare una piccola dépendance, il cosiddetto casino nobile, verosimilmente adibito a laboratorio, meta di incontri segreti ed esperimenti alchemici. Passano gli anni, molti anni, e alla fine del XIX secolo, per l'esattezza nel 1873, giunge l'iniqua, spesso stolta, damnatio memoriae, che suggerisce agli amministratori dell'Urbs Eterna di radere letteralmente al suolo l'intera villa, per dare spazio sia ai palazzi che ancora oggi costituiscono il quartiere Esquilino, sia ai giardini di Piazza Vittorio Emanuele II, in cui, solitaria, misteriosa e forse poco conosciuta anche dai romani di Roma, dopo essere stata smembrata e quasi dimenticata in qualche magazzino, la porta magica ora fa bella mostra di sé. Sic transit gloria alchimie. Il racconto è finito. Ringrazio il dottor Volterri, autore della ricerca e del testo originale, tratto dal suo recente libro Enigmi e misteri delle porte magiche, rivelazioni non autorizzate. Io sono il fantasma del web. Se questo video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati. A presto!